grazie signorina Benavara. Beh ragazzi, beh, che dire, ieri non ho continuato, non ce la facevo. Per lavare a questi 4 tonzetti. Uè, non vi pesticciate, eh? Che stai facendo tu, che sei femmina? Uè, non vi pesticciate. Capito? Ma volete fare cani da combattimento a babbo? Uè, non vatti da figliere. E tu figliere, non ti pigliare la conferenza con padre. Attamo, no. Allora, no, ieri per lavare i cagnoli no, io non 2 ore per lavare questi 4 tronzetti. Lavare, asciugare, ci sono anche video su bricolage della vita. Allora ragazzi, oggi toglieremo tutto qui, però adesso continuiamo la nostra scultura. Allora, la prima cosa che noi andremo a fare oggi sarà quella di passare la resina tonno tonno, quindi dove sono le fessure andremo a passare la resina. È inutile che vi faccio vedere, la resina quella la solida si impasta come una pasta normale e si mette nelle varie fessure. Allora, così facendo noi abbiamo così finito con tutte le cose inerenti alla base. Ora con questo procedimento, lasciamo che poi bisogna far seccare eccetera, però con questo procedimento poi abbiamo totalmente terminato con la base e possiamo prendere le misure per fare il serpente, anzi i 2 serpenti. La cosa molto 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 importante è che dovete prendere le misure e dovete fare in modo anche dopo di rimettere il serpente una volta terminato senza nessun tipo di problema, perché comunque il serpente noi lo andremo a fare a parte con le misure prese, quindi direttamente con il serpente cambieremo le misure, ma dovete fare in modo di poterlo togliere e di poterlo mettere. Questo è un procedimento molto ma molto ma molto importante. Allora, oggi passeremo la resina, quindi là dice che ci vogliono 4 ore, però io ho notato lavorando con questa resina che ci vuole molto di più, quindi noi la lasceremo tutta la giornata e domani poi la ripetiamo, perché se sono già sicuro al 100% che per domani rimane ancora un po' morbida, ci vuole molto tempo per farla seccare. E quindi una volta poi seccata possiamo pittare tutto quello che si è fatto bianco di colore fuoco, quindi andremo a fare lo stesso procedimento delle sculture. Allora, voilà, questo è. Quindi questo faremo oggi questo fatto qua stamattina, e poi oggi pomeriggio tolgo tutta la situazione qui, e oggi pomeriggio possiamo quindi poi lavorare per creare il nostro serpente, perché le misure quelle sono e quelle là non si muoveranno logicamente più, le misure quelle sono, poi dopo quindi possiamo fare il nostro serpente e incominciare a lavorare con il nostro serpente, che richiede veramente molto tempo. Allora ragazzi, è inutile che vi faccio vedere questo procedimento, cioè in poche parole è impastare componente A con componente B, come avete visto in tutti gli altri video, perché l'abbiamo usata la resina solida, quindi componente A componente B utilizzare logicamente sempre i guanti, e quindi quella è una pasta che dobbiamo riempire i buchi. Questo è tutto il casino, ma è inutile che vi faccio vedere tutto il procedimento che dura 2 ore, ok? Allora, a più tardi su Bricolage della Vita, canale di Telegarage Mare Viaggi. Non dimenticare mai che questi canali sono sempre sempre stati creati da Telegarage Mare Viaggi. Voilà.
Poi domani, dopodomani andremo a comprare la mela, una volta che si sarà seccata, una volta che avremo, diciamo, fatto il tutto, anche la pittura, poi andremo alla fine proprio di tutto il lavoro, andremo a prendere la mela, però comunque domani la compreremo qua, una bella mela verde. Voilà. A più tardi. Allora ragazzi, stiamo continuando il nostro lavoro, voglio fermare per, no, fermare solo semplicemente per dare dei consigli, e abbiamo messo anche la targhetta. È molto importante ragazzi adesso essere irregolari, nel senso che voi dovete osservare la natura. La natura è spettacolare, guardate questo albero, non l'ho fatto io, questo l'ha fatto la natura. Nella sua irregolarità è perfetto, è bellissimo. La natura è così, la natura è perfetta, ma le sue forme sono irregolari ed è questo quello che serve per dare ai vostri contenuti, ai vostri paesaggi, quello che volete fare, l'irregolarità della natura. È una cosa molto molto importante. Se voi qui mettesse con squadretta e righello, non otterrete lo stesso effetto usando la vostra immaginazione e la vostra irregolarità di natura, perché la vostra irregolarità è presente qui nella mano, non in un righello, in una squadretta o facendo il lavoro perfetto. Quindi in questo caso la perfezione è superflua, non serve a niente. In questo caso bisogna essere come è la natura, irregolare e perfetta nello stesso tempo. A più tardi. Voilà. Allora ragazzi, terminato. Adesso lasciamo seccare per 4-5 ore, così possiamo anche lavorare praticamente il serpente. Però per pittare lo faremo domani o dopodomani, cioè voglio fare in modo che proprio il silicone, la resina in questo caso sia proprio completamente dura e che i solventi siano tutti quanti ben evaporati. Quindi dopo andremo a passare una pittura praticamente acrilica, quindi una pittura normale. Non spruzzeremo, la faremo a pennello e anche le parti nere noi le andremo a ricalcare con il nero sempre acrilico all'acqua e quindi automaticamente pitteremo anche l'albero, in modo che noi abbiamo questi 4-5 giorni, una volta però che abbiamo fatto prendere bene le misure ai nostri due serpenti. Allora, ripeto, un serpente andrà qui, quindi parte la coda da qui, fa il giro, va per qua sotto, arriva qua, si alza la testa. Un altro serpente parte da qui con la coda, fa praticamente un piccolo tour qui, scende, oppure possiamo farlo partire da qui, fa un piccolo tour qui, scende, arriva qua, facciamo fare una torsione e la testa qui. Questo qui rappresenterebbe il maschio sopra l'albero e qua rappresenterebbe invece la donna del serpente, la femmina. Allora, un'altra cosa che volevo dire, gli occhi non metterò gli occhi dei serpenti, metterò occhi umani. Perché? Semplicemente perché io voglio fare in modo che noi e la natura siamo una sola cosa. Quindi voglio dare questi occhi ai serpenti umani proprio perché mi sento di fare così. Sarebbe meglio dare proprio gli occhi del serpente, però in questo caso è tutta una cosa immaginaria, cioè tutta una metafora. È un messaggio. Allora, per quanto riguarda l'altra opera che faremo, su per giù della stessa grandezza con il pitone e il camaleonte, allora là utilizzeremo gli occhi perché
parliamo della natura, parliamo proprio della natura, quindi utilizzeremo gli occhi proprio del serpente. Però in questo caso qua no, perché voglio fare una metafora, è tutta una metafora. No, la verità non voglio spendere 50 euro di voce. Voilà, questo è. A più tardi, eh?